questa famiglia Geli, abbiamo ampliato e abbiamo introdotto comunque delle nuove tazze per giardino, ci sono anche quelle di caffè, anche e zuccheriera, la brocca, la piccola giara per il caffè, per il latte, i piatti, i piattini, abbiamo aggiunto anche un vassoio, anche le piccole frutte champagne. Io ho lavorato anche un po' per alberghi e ci è capitato molte volte che nei luoghi, nell'outdoor, nelle parti esterne, c'era sempre molto, specialmente in America, molta attenzione a proporre degli oggetti che non dessero problemi, che non si possano rompere, il cristallo è bandito, ecco. E parlando di questo con Claudio Lutti, lui diceva: dobbiamo far nascere questa famiglia che in qualche modo sì, si è trasversale anche per casa, ma in realtà è una serie di oggetti che nascono per portare in tutti i luoghi dove non puoi arrivare col cristallo, dove in realtà è un problema. La collezione comunque ha avuto un bel lavoro di ricerca dal punto di vista digitale, anche come abbiamo imparato molto anche in studio nel rapporto del processo con chi stava stampando, nel modo di comunque definire certi disegni, di correzioni, c'è stato tantissimo lavoro. Credo che non si veda dopo, perché dopo alla fine i prodotti hanno una loro semplicità.